Buongiorno Don Francesco, so che lei voleva integrare in parte quanto detto l'altra volta a proposito dell'ognosticismo o dell'agnosi. Sì, perché lei mi fece questa domanda veramente interessante e io dormivo un pochettino. Ragione per cui, casualmente, se possiamo dire casualmente, mi è capitato di trovare un articolo di Monsignor Benigni, che ancora Monsignore non era, nel 1898. Un articolo sulla sua rivista di storia ecclesiastica, la Miscellanea, intitolato proprio Gnosticismo socialista, per cui si ricollega anche, anzi, gnostici socialisti, si ricollega con il convegno che ho fatto a Vignola l'anno passato, quasi quest'anno qui. E quindi volevo leggere non tutto l'articolo, ovviamente, per non tediare il lettore, ma alcune cose. Quindi, da un lato, l'ambiente in cui nasce la gnosi. Mi servirò delle parole di Don Benigni, perché era solamente un sacerdote in quel momento. Il cristianesimo nascente, dice il nostro autore, ebbe a lottare con un nemico forse più temibile delle stesse persecuzioni, la gnosi. Se potesse convenire al tema un'allegoria pagana, le sette gnostiche ci rammenterebbero i serpenti che assalirono la culla di Ercole e da lui furono prodigiosamente uccisi. La gnosi nacque nella Siria e Palestina, ma fu concepita in Alessandria, nel grande emporio di tutte le dottrine filosofiche e teologiche, ove insieme al vecchio misticismo panteistico dei misteri egiziani, semitici, si erano dati convegno il dualismo persico, e quindi, come dissi l'altra volta, appunto il dualismo, l'evoluzionismo fenomenico dei bramini, e qui ci può stupire il collegamento con l'induismo, la filosofia platonica e il giudaismo ellenizzante. Ad esempio, Cerinto, primo Vangelo fu scritto contro di lui, un giudeo e uno dei primi padri della gnosi, aveva studiato in Alessandria le dottrine cosmiche dei Caldei, Persiani, Egiziani. Quando la gnosi, dopo le primitive forme siriache, passò in sul cominciare del secondo secolo, ecco qui ci abbiamo perso la pagina, quindi passò di nuovo a Alessandria, alle forme alessandrine, cioè alle sette di Basilide, di Carpocrate e di Valentino, assumendo un carattere spiccatamente platonico, essa entrò nello stadio di massimo rigoglio. Come una pianta esotica si rinvigorisce e si espande se viene riportata al paese di origine. Allora, qui abbiamo un po' la culla della gnosi e tutte le fonti di origine. Dopodiché, e qui mi fermo perché sennò non la finirei più. Benigni parla di Carpocrate e del suo figlio e discepolo nella loro dottrina gnostica, dove oltre alla parte dogmatica, che è un po' quella che abbiamo visto, abbiamo la parte morale o piuttosto immorale. Quindi sia la teoria del libero amore, sia la teoria della comunità dei beni, da qui il socialismo gnostico, la gnosi socialista. Infatti, per esempio, dice: oggidì in tutto l'Oriente da un lato e la questione sociale dall'altro attirano lo sguardo di tutti, non sarà privo di interesse trovare in un'eresia orientale della prima metà del secondo secolo cristiano il socialismo classico di Marx e di Lassalle. Nil subsole novum. E quindi quel libro di Safarevich che ho citato a Vignola, cioè il socialismo come un fenomeno storico universale in tutti i luoghi e in tutte le epoche, è confermato da questo articolo di Benigni sull'ognosticismo socialista o il socialismo gnostico. Questo è quello che volevo precisare. A proposito della gnosi, qualche spunto che ritengo interessante. E adesso passiamo
al nuovo tema o ai nuovi temi che lei mi vuole far toccare. Intanto però le faccio una domanda. Ci può riassumere in poche parole quello che dice in questo articolo Monsignor Benigni? Cioè, che cosa significa tutto questo? Cos'è questo calderone nel quale viene compreso tutto? Si tratta proprio di un calderone in cui possiamo dire ci sono tutti gli errori tranne la verità, c'è solamente una contraffazione della verità. Sono tutte le dottrine pagane, e se noi vediamo bene anche nella massoneria moderna si ritrova quel calderone che noi vediamo nella gnosi antica. Tutte le tradizioni non cristiane si ritrovano e confluiscono appunto in un calderone, come dice lei, per combattere la verità rivelata. Ecco. In questo senso possiamo dire che la gnosi è sempre attuale, non è mai morta, è come un fiume carsico, rinasce. Infatti il mese scorso ne parlammo a proposito dei catari, un fenomeno medievale, mentre qui invece siamo nei primi secoli del cristianesimo, e la massoneria siamo dal 700 in poi, eppure il fenomeno risorge continuamente. Ecco, nel libro Saggio sulla massoneria americana, il suo autore arriva alla stessa conclusione. Esattamente, Preuss, sì, esattamente. Preuss arriva alla stessa conclusione. La stessa conclusione. Esatto. E i massoni stessi lo dicono esplicitamente, mi sembra persino Guénon, se possiamo riassumere, se non erro, adesso cito a memoria, tutta la dottrina della massoneria è la gnosi, e effettivamente questo è il loro pensiero, come quello di Pike, eccetera. Quindi bene, tutti uniti contro la Chiesa Cattolica. Tutti gli errori sono buoni purché si vada contro l'unica verità rivelata. Soprattutto una verità rivelata, mentre lì invece di rivelato non c'è niente. È un pensiero umano che va, come vediamo, dall'India a tutto l'Oriente e l'Occidente per conseguenza, ma soprattutto l'Oriente. E che sta dando oggi i suoi frutti. I suoi frutti ancora adesso, certamente. Vabbè, passiamo all'argomento religioso di oggi. Io desidero proprio che lei ci parli di Santa Caterina da Siena, perché non c'è una gerarchia tra i santi, questo no. Assolutamente no, però credo che Santa Caterina da Siena, anche per il periodo storico, anche per ciò che in quel periodo insomma c'era anche a livello sociale, ricordiamo anche la questione papale, il Papa era ad Avignone, insomma una vicenda abbastanza grave. Ecco, Santa Caterina da Siena rappresentò un momento molto importante, ce ne vuole parlare, Don Francesco? Quando mi ha chiesto di parlare di questo tema mi sono stupito, perché normalmente non mi pongono mai una domanda di questo genere, però sono stato contento di parlare di Santa Caterina da Siena, che non dimentichiamolo dal 1939 assieme a San Francesco d'Assisi patrona d'Italia. E anche qui potremmo restare ore e ore, ma i video, quando si vede che è troppo lungo, uno non lo guarda neanche. Allora, di Santa Caterina da Siena dirò solamente alcuni aspetti. Prima di tutto, una curiosità che sembra quasi mostruosa: era la 24esima di 25 figli del suo papà, del Benincasa. E se si fossero usati i criteri, i metodi di oggi, certamente non sarebbe mai nata Santa Caterina. E questo è già un invito, non avere 25 figli chiaramente, ma a non lasciarsi terrorizzare dalla mentalità moderna, che è diffusa dalle stesse centrali di cui abbiamo parlato prima, per cui avere un figlio, aspettare un figlio è come avere la notizia di una malattia grave, praticamente da evitare e da estirpare il prima possibile. Secondariamente, Santa Caterina da Siena, e questo in genere non piace, anche gli agiografi moderni tendono a dire i santi sono persone come noi. È vero e non è vero. I santi molto spesso, se non sempre, molto spesso, sempre no, ma molto spesso fin dalle tenere infanzie, e fu il caso di Caterina da Siena, sono prevenuti dalla grazia di Dio. Cioè, in realtà la grazia di Dio opera sempre la santità, perché il male lo facciamo da soli, il bene viene dalla grazia di Dio. Ma in alcuni casi è visibile in maniera chiarissima. Insomma, Caterina fa voto di castità a 7 anni, incomincia la sua vita ascetica e di penitenza a 6 anni. Tutte cose che sono straordinarie, sono uniche.
E naturalmente è vero che noi possiamo imitare i santi, siamo chiamati alla santità pure noi. Certamente ognuno secondo la vocazione che Dio gli dà e le grazie e i doni che Dio gli dà, però senza dubbio in molti santi noi vediamo l'efficacia e la potenza della grazia di Dio, che non gli rende la vita facile, perché non è che perché loro hanno avuto potentissime grazie la loro vita è stata semplice. Per quel che riguarda l'Italia, patrona d'Italia, i due patroni d'Italia hanno in comune tante cose. Prima di tutto sono San Francesco il fondatore, Santa Caterina come discepola di Domenico, di San Domenico, l'erede, possiamo dire, di questi due grandissimi ordini religiosi che vengono nell'apogeo del Medioevo, i Domenicani e i Francescani. Possiamo dire gli uni soprattutto al servizio della verità e gli altri al servizio della carità. Fanno risplendere questi due grandi aspetti di Dio, la somma verità, la verità prima e il sommo bene. Ecco. Domenicani e francescani, ebbene, Monsignor Benigni a Storia Sociale della Chiesa mostra il ruolo assolutamente positivo che questi due ordini svolsero, e sia Caterina sia San Francesco d'Assisi ricevono le stimmate. Prima San Francesco, che vive nel 200, e poi Caterina da Siena, che vive nel 300, anzi nella seconda metà del 300, San Francesco invece è prima, molto prima. Sì, 1346-1380. Esatto, entrambi ricevono le stimmate, il che vuol dire una devozione vivissima all'incarnazione e alla passione di Gesù, esattamente il contrario del fenomeno cataro, che invece, come abbiamo visto, odia la materia, odia l'incarnazione, odia la creazione. Poi abbiamo un altro aspetto a cui alludeva lei, il ruolo importante nella società e nella Chiesa, che erano inscindibili, perché la vita politica e la vita religiosa medievale, anche se qui siamo nell'autunno del Medioevo, erano inscindibili, che svolge Caterina da Siena. Dopo una vita ascetica, una vita di preghiera, di penitenza, di contemplazione di Dio, di vita mistica, che sarebbe la cosa più bella da approfondire e che ci risulta dai suoi scritti, dalle sue lettere, eccetera, Caterina, non malgrado, ma proprio perché grande mistica e uomo di Dio, pur essendo donna, ha svolto un ruolo capitale nella società politica e religiosa del tempo. Prima di tutto politica, perché lei, senese, toscana, si occupò moltissimo di far sì che le città italiane abbandonate dal papà, in quanto era a Avignone, nella cosiddetta cattività avignonese, sotto il controllo, il dominio della Francia, potremmo dire così, si è preoccupato molto della fedeltà delle grandi città italiane, toscane in particolar modo, alla Santa Sede, e dovette lottare con Firenze perché Firenze voleva schierarsi contro il Papa e quindi era stata colpita da interdetto da parte del papato. Secondariamente, e lei fu sempre di parte guelfa, secondariamente il papato stesso, cioè fece tutto il possibile presso i papi del suo tempo, prima di tutto affinché il Papa francese e che risiedeva a Avignone tornasse in Italia. Poi, quando dopo il ritorno del Papa in Italia morì subito, fu eletto Urbano VI, ebbene lei difese Urbano VI dallo scisma che nacque subito dopo e che fece ritornare l'antipapa o comunque il concorrente a Avignone, e quindi fece di tutto per mantenere la fedeltà alla Chiesa di Roma e a comporre lo scisma che era nato. Tutto questo ci riporta ai tempi nostri, perché non possiamo dire che la nostra situazione è identica, ma senza dubbio la nostra situazione ha molte somiglianze con la crisi profonda di quel periodo e in un certo senso è anche figlia di quella crisi, perché dalla rottura con il famoso schiaffo di Anagni, possiamo dire, col quale con la prigionia di Bonifacio VIII termina l'apogeo del papato, inizia la crisi del papato,
Avignone e poco dopo, il che vuol dire che l'autorità secolare che incomincia a laicizzarsi cerca quindi di mettere sotto il suo tallone il papato. Da lì nasce l'indebolimento del papato, le teorie conciliariste che tanto assomigliano alla collegialità di oggi. Da lì nasce poi il grande scisma, e il grande scisma è il calderone da cui nasceranno i riformatori, Wycliffe, Hus, Lutero. E quindi poi da Lutero viene poi il modernismo da noi e la crisi che stiamo attraversando adesso. Quindi non è abusivo di vedere un collegamento tra i fatti così lontani di quei tempi e quelli dei nostri giorni. Infine, se vogliamo dare una concessione alla mentalità di oggi, notiamo come non c'era bisogno del femminismo per avere un ruolo importantissimo come donna di cultura, pur non avendo studiato, una donna di scienza, di sapienza, di teologia, di vita politica e religiosa, quale era Caterina da Siena, che non ha mai preteso né di essere dottore della Chiesa, né di essere sacerdote, né di svolgere un ruolo gerarchico. Il suo ruolo era quello della preghiera, della santità, che però la spingeva a lavorare per la Chiesa e per la società cristiana tutta. Quindi una figura di attualità, in un certo senso, e di modello per tutti noi. I santi sono sempre attuali. Anche se mi pare che sia stata dichiarata dottore della Chiesa dopo il concilio. Dopo il concilio, da Paolo VI. Dopo il concilio, perché anche quelle sante, quelle donne, quelle sante che hanno avuto un'eccelsa dottrina, soprattutto nel campo della vita spirituale, non erano mai dichiarate dottore della Chiesa, perché l'insegnamento di San Paolo è che colui che può insegnare, diciamo, ex officio nella Chiesa è l'uomo, ragione per cui anche Teresa d'Avila, Caterina da Siena, eccetera, erano sempre stimate come dei luminari per la Chiesa, senza però poter godere del titolo ufficiale dottore della Chiesa. È una ragione, un fondamento, come ho spiegato, c'era in questo modo di procedere della Chiesa. Ma quello che conta non sono i titoli, quello che contano è la sostanza. Ecco, Don Francesco, del suo pensiero, del pensiero teologico, anche filosofico, che cosa ci è rimasto, che cosa ci ha lasciato in eredità Santa Caterina da Siena? Ma la sua dottrina, soprattutto conforme al pensiero dell'ordine religioso a cui apparteneva, quello domenicano, e quanto al suo modo di interpretarlo e di viverlo, sono famose le sue lettere ai cardinali, ai prelati, al Papa stesso, nelle quali Caterina da Siena parla con una sincerità, anche con rimproveri che non vengono dal suo orgoglio, ma vengono dal suo amore di Dio, dal suo amore della Chiesa, dal suo zelo, per cui in questo senso possiamo dire, senza addentrarci nella dottrina di Caterina, diciamo, ci dà un esempio di evitare il servilismo. E di avere il coraggio della verità. Sono due cose veramente importanti e assolutamente rare. E assolutamente attualissime. E attualissime, ce ne sarebbe bisogno. Sì, mi pare le lettere siano 380, 381, poi c'è il dialogo della Divina Provvidenza. Sì. Va bene, io la ringrazio, per me sono era importante parlare di questa grandissima santa, e intanto la ringrazio. Passiamo al prossimo argomento. Secondo argomento, diciamo anche storico, se vogliamo, no? Perché la parola libertà, il concetto libertà, entra costantemente nelle nostre vite. Ma credo che ci siano almeno due versioni di questa parola o del significato. C'è un significato cattolico e uno non cattolico. Cattolicamente, dal punto di vista cattolico, che cos'è la libertà, Don Francesco? La libertà è scambiata da molti con la possibilità di fare il male.
Cioè, molti pensano che la libertà consista nel poter fare o il bene o il male. E questo è effettivamente la libertà così come di fatto si concretizza nell'uomo. Eppure la libertà non è quello, perché, o almeno non è essenzialmente quello, perché se noi pensassimo in questo modo, dovremmo pensare che Dio non è libero. Infatti Dio non può fare il male. Come pure dovremmo pensare che non sono liberi i santi in cielo, perché neppure loro potevano e possono peccare. Ma soprattutto potremmo dire che non è libero il Dio. E infatti molti hanno pensato che Dio non fosse libero, ma che agisse solamente per necessità. Invece Dio è assolutamente libero e perfettamente libero, anzi potremmo dire che la libertà stessa, eppure non ha la facoltà di fare il male. Quindi bisogna cercare che cos'è la libertà in qualcos'altro. La libertà è, di fatto bisogna riferirsi prima di tutto a una facoltà che è quella della volontà. Come la verità è nell'intelletto, così il bene, l'appetito del bene è nella volontà. E sono queste le due principali facoltà dell'anima umana, cioè della parte spirituale dell'uomo. Queste facoltà vanno molto al di là della semplice sensibilità, della vita sensitiva che hanno anche gli animali, che sono mossi invece dall'istinto e dalla necessità e quindi non hanno la libertà. E l'uomo invece ce l'ha proprio perché, avendo un'anima, quindi ha una facoltà intellettuale e quindi conseguentemente la volontà, che non dimentichiamoci, è un appetito razionale, non è cieco. O meglio, la volontà sarebbe cieca se non fosse illuminata prima dall'intelletto. Quindi alcune considerazioni dobbiamo fare. Prima di tutto è necessario ricordarsi del primato dell'intelletto sulla volontà, che San Tommaso mette tante volte in rilievo, e del primato della verità sulla libertà. E questa è una verità che urta contro il pensiero moderno, effettivamente. La volontà è importantissima, ma solo perché prima è illuminata dall'intelletto. È l'intelletto che gli dice ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è bene e ciò che è male, e quindi ciò che deve essere desiderato, cercato, voluto e ciò che invece deve essere rigettato. La volontà poi ha il grandissimo ruolo, senza il quale il puro intelletto non concluderebbe, per così dire, di portarsi sul bene, quindi di unire effettivamente al bene desiderato. E la libertà che cos'è? È la modalità libera proprio di chi ha l'intelletto, è la modalità libera di portarsi sul bene. La facoltà della volontà ha per oggetto il bene, non il male. Ecco l'errore che abbiamo visto prima, cioè il pensare che la libertà, per esempio, consista, se non anche, quasi, soprattutto nel poter fare il male. No. La volontà di per sé per oggetto il bene. Quando purtroppo scegliamo il male è perché lo crediamo un bene erroneamente, ci inganniamo a questo proposito, lo crediamo un bene per noi, o gli vediamo un aspetto di bene che ce lo fa desiderare. Il male di per sé non è desiderabile, è una privazione di bene, una privazione di essere. Quindi la nostra volontà si porta sul bene solamente che in un bene limitato, non infinito, ecco che noi abbiamo la possibilità di scelta. La libertà è proprio in questa possibilità di scelta tra i vari beni creati, che non sono Dio, perché nessuno di essi, essendo infinito, colma perfettamente il desiderio del sommo bene che ha la nostra volontà. Da qui viene la libertà di scelta. La libertà di scelta è tra vari beni, e non il male. Per cui è vero che si dice, ma noi sappiamo che siamo liberi dal fatto che facciamo anche il male, oltre che il bene, possiamo scegliere tra il bene e il male. È vero,
Ma è vero anche che questo è la prova della libertà nell'uomo, del libero arbitrio, come la malattia è la prova che una persona è viva. Certo, i morti non sono malati, però nello stesso tempo se io sono malato è un difetto. E così la possibilità di scegliere il male è un difetto della libertà, non è un bene della libertà, non è la libertà sana, potremmo dire così. Il liberalismo compie per l'appunto questo errore, un doppio errore. Da un lato l'aspetto giusto è che mette in rilievo la bellezza della libertà, perché la libertà fa parte della dignità dell'uomo, perché solo l'uomo, gli angeli e Dio sono dotati di intelletto e di volontà, e ciò che fa quindi la nostra superiorità su tutte le altre gli esseri creati. Per cui la libertà è una cosa bellissima perché ci fa appunto in questa modalità scegliere il bene e amare il bene. Ma il liberalismo ha questi due difetti filosoficamente. Quindi da un lato esagerare l'importanza della libertà e del bene, di cui la libertà è una modalità, per così dire, dell'atto volontario, della volontà, mettendola quasi al primo posto rispetto all'intelletto e alla verità. Ecco, e questo è il primo errore. Fino al punto di mettere in dubbio che una verità esista. Ma se la verità non c'è, ecco che è come se le luci si spegnessero e la volontà non sa più su che cosa si deve portare. Diventa di nuovo una potenza cieca, non sa più dov'è il bene che lei cerca e che lei desidera. L'altro errore consiste quasi nel dire appunto che quella che è la malattia o l'infermità della nostra volontà libera diventa quasi invece il suo privilegio, quello di sbagliare. E quindi la scelta del male al posto del bene viene considerato quasi sinonimo di libertà. E se non si dà la scelta del male non ci sarebbe libertà. Ecco quindi che un paese veramente libero è quello in cui si può egualmente scegliere tra il bene e il male, tra il vero e il falso. Ed è sostanzialmente l'errore principale dei nostri tempi. Ragione per cui poi il mio io, la mia volontà, sganciata sia dalla verità, e dalla verità prima che Dio, e non più connessa con il bene che deve essere desiderato dalla volontà, e rimane solo più il mio io, la mia volontà con il suo io che diventa l'arbitro di tutte le cose. Ed è questo in fondo la tentazione di Satana ai nostri primi genitori nel giardino, nell'Eden, quando dice conoscerete il bene e il male, cioè sarete come gli autori del bene e del male, sarete cioè autonomi. Autonomi vuol dire legge a me stesso, ed è effettivamente il modo di pensare dell'uomo moderno, essere legge a se stesso. Io sono l'unica legge a me stesso, e scambiano questo con la libertà. E non è vero, perché la libertà è la modalità della volontà e poi consiste nel riconoscere la verità ed il vero bene. E la prima verità è che noi non siamo legge noi stessi, non siamo Dio, non siamo il creatore, non siamo la causa prima, ma siamo dipendenti. Una dipendenza che non è una schiavitù, è una dipendenza che è tutta la nostra nobiltà, perché veniamo, perché essere al servizio del gran re è molto meglio che essere capi di se stesso, è evidente. È cosa che purtroppo molti non capiscono. Questo è il fondo, il fondamento del male di tutti i nostri tempi. Naturalmente, come tutti gli errori, c'è una grande verità. La grande verità è la bellezza, la dignità dell'uomo, che consiste appunto nell'essere, avere intelletto e volontà libera, che è proprio appunto dell'uomo e viene dalla spiritualità dell'uomo, quindi avere un'anima spirituale ed immortale. Ma non dobbiamo dimenticarci mai che l'oggetto dell'atto libero della volontà è solo ed esclusivamente il bene. Se è il male, è un errore, è una svista, è un difetto. E quindi c'è questa possibilità di scelta, fa parte un po' della
condizione umana, della sua tragica nobiltà o nobile tragicità, come vogliamo, però non deve essere presa come al sommo, come la cosa somma, perché invece è un limite che l'uomo ha e che Dio non ha. E quindi, Don Francesco, qual è l'errore o anche la trappola contenuta nella frase «la mia libertà finisce dove comincia la tua»? Che è una frase che fin da bambini ci dicono, insomma, è una frase che ripetono tutti, ma la sento ripetere più volte. È vero, quello che lei dice è verissimo. C'è naturalmente anche lì un aspetto di verità, nel senso che questo mio poter fare liberamente, che è qualcosa, però ha un primo limite, questo vuole dire, no, un primo limite è che devo rispettare anche l'altro, il mio prossimo, questo è una parte di verità. Ma l'errore, diciamo, di questa frase, che la rende del tutto incompleta, del tutto incapace di essere una regola, è che presuppone appunto che la mia libertà non abbia altri vincoli che quello, e invece ne ha, esatto. E ne ha numerosi, e li abbiamo già visti prima. Altri vincoli, che il primo dei quali viene appunto su questo fatto, che l'intelletto è prima della volontà, che la verità ha un primato sullo stesso bene e conseguentemente che la libertà ha per oggetto solamente il vero e autentico bene e solo per errore il bene apparente, e questo viene dimenticato. C'è un ordine oggettivo e prima di noi. C'è un altro, visto che lei ha avuto il piacere di citare una frase fatta che tutti quanti dicono e ripetono, ce n'è un'altra ancora peggiore, di chi dice io sono mia o io sono mio, e mi appartiene il mio corpo, eccetera, e che come sempre è una parte di verità, effettivamente, perché non sono schiavo dipendente da un altro necessariamente, ma nello stesso tempo dipendo, come ho detto prima. Dipendo da tante cose fin dal primo istante del concepimento e della nascita. Dipendo dai miei genitori nel corpo e poi dopo nella educazione. Dipendo dalla mia patria, dal luogo in cui nasco, dalle tradizioni di cui sono erede, dalla mia famiglia. Dipendo soprattutto da Dio e dalla legge oggettiva, dall'ordine del mondo che il creatore vi ha posto nella sua sapienza, che è l'intelletto divino, che è prima, secondo il nostro modo di parlare, persino della volontà divina. La loro opposto è il volontarismo. Lei ha fatto su questo tema una bellissima conferenza a Torino. A Moncalieri a Torino, ne ho fatte due su due temi simili, sì, una sulla libertà a Torino e un'altra credo sulla verità, mi sembra, sì, a Moncalieri. Sì, forse a Moncalieri, sì, quella di Torino mi ricordo perché l'ho presente. Una ha avuto il suo seguito dopo, lì mi ero preparato di più, al contrario di adesso, che cerco solamente di ricordarmi di quello che posso aver detto, ma siccome si trova ancora su internet... Sì. I fanatici, i fissati o gli interessati a questo tema possono sempre andare a sentirle, si possono ancora sentire, spero con profitto, e poi per approfondire i testi sono quelli di San Tommaso, evidentemente. Di San Tommaso. Sì. Ma sulla libertà è qualcosa anche di Leone XIII. Beh, c'è un'enciclica bellissima, sì, Libertas, esatto, che è tutta su questo, ma d'altronde Leone XIII, che è stato un grandissimo papa, il suo magistero è il primo papa che sviluppa moltissimo, più di Pio IX ancora, che già è un grande, le encicliche come insegnamento, magistero, eccetera. Altro non è che un riassunto di San Tommaso. Infatti Leone XIII è stato un grande cultore di San Tommaso, con la sua enciclica Eterni Patris ha rimesso in onore gli studi scolastici, e non ci immaginiamo che disastro era prima, quando erano stati abbandonati anche tra gli ecclesiastici, ragione per cui la sua enciclica sulla libertà è, direi, il testo migliore, e si può trovare, perché per fortuna il sito del Vaticano ancora qualcosa di buono c'ha, questi vecchi documenti,
Sono sicuro che si può scaricare l'enciclica Libertas di Leone XIII e può essere letta e studiata con grande profitto. Sì, confermo, si trova anche grazie, facilmente. Ecco, grazie di averne parlato, perché veramente è capitale, di capitale importanza. E perché in un periodo in cui sento parlare di libertà costituzionali, allora mi è sembrato giusto proporre il tema della libertà, perché da un cattolico intesa in maniera la Costituzione diversa. Adesso è assolutamente diversa, assolutamente diversa. Cioè, fare un idolo della Costituzione, che poi tra l'altro quelli che ne fanno un idolo sono i primi che la vogliono cambiare, che l'hanno cambiata di già, comunque fare un idolo della Costituzione è assolutamente inconcepibile per un cattolico, anche perché il documento lì del 48 è assolutamente contrario ai principi della filosofia cristiana, su questo non c'è nessun dubbio. Ecco, questo mi fa piacere che lei lo dice, perché una volta ho avuto una piccola discussione con un sacerdote, il quale mi aveva detto che la Costituzione ha recepito addirittura la dottrina sociale della Chiesa, che per me è una bestemmia. È un'enormità, una bestemmia. Ecco. Basti dire che la pira, che non era certamente una buona espressione dell'insegnamento della Chiesa, aveva però fatto la proposta di inserire nella Costituzione solamente il nome di Dio e non fu accettata. La Democrazia Cristiana fu la prima che non l'accettò. Quindi neanche gli illuministi che per esempio in America, negli Stati Uniti, ancora il nome di Dio in apparenza c'è, che poi bisogna vedere di che Dio si tratta, e invece neanche quello. Quindi dire che la Costituzione recepisca il Magistero della Chiesa è un'enormità. Semmai fu un compromesso tra tre forze, di cui nessuna può rifarsi al Magistero di insegnamento della Chiesa, dottrina sociale della Chiesa, cioè il social comunismo di Togliatti e Nenni, forza preponderante nella nostra Costituzione, il pensiero laico-massonico dei liberali repubblicani, eccetera, seppur minoritario, e poi il pensiero del modernismo sociale dei democristiani. Non c'è un barlume di dottrina sociale della Chiesa in nessuna di queste tre correnti di pensiero. Quindi non vedo veramente da dove possa essere uscito questo asso dalla manica della dottrina sociale della Chiesa nella Costituzione italiana. Poi, come ho detto, in ogni errore un barlume di verità è sempre presente. Bene, bene, io la ringrazio anche di questi chiarimenti, perché io purtroppo nel mio piccolo ripeto continuamente determinate cose e le confesso che ho qualche difficoltà a volte anche con chi si dichiara cattolico su questi argomenti, cosa che non dovrebbe assolutamente verificarsi. No. Va bene, grazie e passiamo adesso al prossimo argomento, Don Francesco. Ed eccoci arrivati alla terza parte. Noi la terza parte la riserviamo a quelle che sono le iniziative dell'Istituto, che sono davvero tante, io non mi stancherò mai di dirlo, sono veramente tantissime, e ce n'è una in particolare che io apprezzo tantissimo, forse un'iniziativa di cui forse non abbiamo mai parlato, Don Francesco, e parlo della stampa, di una tipologia di stampa che voi fate, che è quella riservata al catechismo dei bambini, in sostanza. Ci vuole parlare di questa iniziativa particolare? Sì, di catechismi ne abbiamo già parlato l'altra volta o anche in altre occasioni. Il commento del dragone al catechismo maggiore di San Pio X e anche la catechesi per chi si prepara al matrimonio di padre Barbarà. Però abbiamo anche provveduto a ristampare questi catechismi che sono invece per i bambini, che erano a suo tempo le buone opere dei discepoli di Don Alberione, quindi delle Paoline. E quindi abbiamo fatto, questo è quello che è più usato, il catechismo della prima comunione e cresima, che noi prepariamo ancora come una volta i bambini dall'età di 7 anni,
E poi degli altri volumi, qui il numero 3, numero 4 e il numero 5, di dottrina cristiana per un approfondimento, per proseguire la formazione in seguito alla prima comunione e cresima, quindi verità della fede, morale cristiana in mezzo alla grazia, liturgia e storia della Chiesa, che invece nel catechismo per la prima comunione non ci sono, e quindi adattati ai vari livelli di studio che il bambino ha. Per chi invece vuole dei catechismi più forse anche meno adattati, anzi certamente non adattati ai bambini, perché qui abbiamo delle belle illustrazioni, abbiamo anche dei quaderni per i disegni e per i compiti a casa, potremmo dire così, uniti al catechismo stesso, edito dalle edizioni Ares, mi sembra, c'è il catechismo del Concilio di Trento e il catechismo maggiore di San Pio X, con cui concludiamo un po' il giro. Il catechismo è di un'importanza capitale nella formazione di un cristiano e viene erroneamente considerato da qualcuno una cosa per bambini. A parte il fatto che i catechismi di oggi, su Sodalizio abbiamo avuto occasione di fare un articolo di Don Giuni, mi sembra, sui catechismi di oggi sono tutto il contrario. Prima di tutto non c'è più la dottrina cattolica vera, ma c'è la dottrina nuova che non ha quasi più nulla la dottrina cattolica, e secondariamente c'è questa ostilità per ogni definizione astratta. Per esempio nei nuovi catechismi si racconta qualche episodio della vita di Gesù, le parabole, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, persino dell'Antico Testamento che pur essendo è la parola di Dio, ma difficilissimo da capire per un bambino, quindi facili i fraintendimenti, ma si dice il bambino capisce solamente le storie, le immagini, quindi le formule astratte gli sono estranee. In realtà c'è un motivo non tanto pedagogico, ma c'è un motivo dottrinale per il quale vogliono escludere le formulazioni appunto dottrinali. Per esempio, che so io, come si diceva una volta, chi è Dio, l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, o cose di questo genere, no? Oppure la Trinità, il mistero della Trinità, il mistero di un solo Dio in tre persone uguali, distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, queste cose nei catechismi nuovi non si trovano più. Per cui abbiamo dei bambini che non sanno che cos'è la Trinità, che cos'è l'incarnazione, e i nuovi catechisti dicono: ma queste sono parole astratte e parole difficili. È vero, è un ostacolo, ma nello stesso tempo però eleva la mente del bambino e gli dà, imparando a memoria, un'altra cosa che adesso non si vuole fare più nell'insegnamento, non c'è più l'imparare a memoria, ma imparando a memoria queste formule, cosa vuol dire? Che di fronte a una domanda precisa, che cos'è la Trinità, chi è Gesù Cristo, chi è Dio, chi l'ha imparata ha la risposta pronta. Dopodiché, poco a poco, maturando, questa risposta, che per il bambino di 7 anni ha un significato più semplice, diventa sempre più approfondita, ma sempre con le stesse parole. Per cui uno studente di teologia in seminario, mettiamo a 20 anni, può benissimo prendere le stesse formule del catechismo per un bambino e si accorgerà della profondità filosofica, teologica, dottrinale, culturale di quelle formulette, che vengono disprezzate come cose di bambini. E in realtà sono di una profondità straordinaria, solo che se ne capisce questa profondità, questa bellezza, eccetera, poco a poco. Ma le basi ci sono, queste basi che non vengono dimenticate. Chi è privo delle basi, invece, non potrà mai costruire nulla di solido, gli mancano le basi e quindi è difficile poi anche in seguito di costruire qualche cosa di solido. Per cui la formazione catechistica è di un interesse pedagogico, culturale, pedagogico, religioso, morale, questo è essenziale, ma pure culturale per chi magari non ha l'interesse
morale, religiosa, eccetera, purtroppo, ma anche culturale, di una grandezza primaria. E la perdita del catechismo cosiddetto di San Pio X è stato un danno enorme, non solo per la vita spirituale, religiosa e morale dei nostri giovani, ma anche semplicemente per la cultura dei nostri studenti. Ecco, chi dovrebbe dare queste basi ai giovani, Don Francesco? Queste basi di cui lei parlava prima? Quelle catechistiche dai sacerdoti. Pensiamo che ancora esiste la cosiddetta ora di religione, no? Nella nostra scuola, frutto del concordato del 29. Ora di religione che già ai miei tempi, parlando quindi degli anni 60, anni 70, era ridicolizzata, presa sotto gamba, anche se in teoria nella pagella, mi ricordo, la prima materia era religione, perché era considerata almeno ufficialmente la più importante. In realtà era presa sotto gamba. Figuriamoci adesso, in cui di tutto si parla, tranne che di religione, di tutte le sconcezze o le cose senza senso si parla, tranne che di religione. Semmai si cerca di parlare di tutte le religioni, per cui abbiamo una gioventù che ha un'infarinatura su tutte le religioni più strampalate, tranne che sulla religione cattolica, sulla quale c'è un'ignoranza totale, che poi li separa anche da tutta la cultura della nostra civiltà, che non capiscono più, non conoscendo la religione cattolica, un'ignoranza totale assieme a una presunzione altrettanto totale, perché tutti presumono di conoscere la religione cattolica che rifiutano e della quale invece non sanno assolutamente niente. Quindi spetterebbe ai sacerdoti in chiesa, agli insegnanti a scuola, alle famiglie nei confronti dei propri figli, e purtroppo questo triplice luogo di formazione viene rovinato da tutte e tre. I genitori di oggi in gran parte non conoscono più la loro religione e non la possono trasmettere. Gli insegnanti insegnano tutto tranne la religione cattolica e i preti non ne parliamo. E quindi ecco che noi facciamo quel poco che possiamo con i catechismi, per cui anche chi non ha fortuna di avere il sacerdote c'è sempre la possibilità di insegnarlo, anche i laici, i papà, la mamma, eccetera, con dei corsi di catechismo online, come si dice, per cui i nostri frati, seminaristi e suore ormai fanno dei corsi di catechismo a centinaia di persone, anche lontane, e questo purtroppo, visto il piccolo numero di sacerdoti e invece di come i fedeli sono dispersi un po' ovunque, e grazie a Dio è diventato un mezzo molto utile, anche se è chiaro l'insegnamento di persona non può mai essere sostituito da, come stiamo facendo un video, è sempre meglio invece la conoscenza personale, e tuttavia in mancanza del meglio si fa il bene. Ecco. E quindi anche lì catechismo, poi ci sono anche catechismi per gli adulti che i nostri sacerdoti fanno sempre col medesimo sistema, ragione per cui in quello che noi facciamo, non solo come editori, ma come sacerdoti e educatori, il catechismo ha un grandissimo ruolo. Ecco, non sapevo niente, Don Francesco, di questa iniziativa Catechismo Online. Ha un grande successo e occupa molto le nostre religiose, eccetera. Ecco, ma chi volesse partecipare o far partecipare i propri figli, cosa deve fare? Si rivolga qui a Verù e Savoia e poi immediatamente smistiamo la richiesta a chi è responsabile di questi corsi. Molto, molto bella questa iniziativa, non lo sapevo assolutamente. Come anche le ragazze, qui parlo delle ragazze in particolare, della Compagnia di Santa Teresina, a volte richiedono ai nostri sacerdoti delle conferenze su temi di attualità, che per delle adolescenti sono particolarmente interessanti, soprattutto a causa di quello che sentono a scuola, delle lezioni che ricevono, e qualche volta anche queste conferenze, possiamo dire catechismo non per adulti, per adolescenti,
sono registrati e quindi sono a disposizione a volte anche di chi almeno segue più da vicino il nostro istituto. Bene, bene, Don Francesco, io la ringrazio ancora una volta e alla prossima. Alla prossima, se Dio vuole. Un caro saluto.